Ciao a tutti, è giusto rendere obbligatori 12 vaccini per i bambini o ragazzi da 0 a 16 anni? 12 vaccini. Allora, io non voglio stare qui a discutere sul fatto se il vaccino serve o se non serve, se è meglio vaccinarsi o se il rischio di vaccinarsi è più grande, diciamo, del non vaccinarsi. Perché mi è capitato di vedere i bugiardini, diciamo, di alcune vaccinazioni, come quelle sulla meningite, eccetera, eccetera, e se uno va a vedere gli effetti collaterali possibili, si mette, anche io che non ne ho le mani nei capelli, perché le stesse case farmaceutiche dichiarano degli effetti collaterali molto, molto gravi, che vanno dalla sclerosi multipla, un sacco di effetti collaterali. Basta prendersi i bugiardini, ognuno se li può andare a vedere. Però non voglio, non ho ovviamente la competenza per capire. Quello che so è che la comunità scientifica non è così tutta unita nel dire che i vaccini siano vantaggiosi piuttosto che svantaggiosi. Ma volevo concentrarmi sul fatto dell'obbligatorietà, perché nella comunità europea, quindi parliamo della civile Europa, in molti paesi non c'è neanche un vaccino obbligatorio, cioè sono raccomandati, ma non sono obbligatori. E tra questi paesi, diciamo così, troviamo la civilissima Germania, l'Austria, la Finlandia, l'Estonia e molti altri. Diciamo che sui 29 paesi della Comunità Europea, soltanto 14 ha almeno una vaccinazione obbligatoria. Tutti gli altri, quindi la maggioranza, non hanno neanche un vaccino obbligatorio. E ripeto, tra questi paesi troviamo l'Inghilterra, l'Islanda, l'Irlanda, la Germania, quindi paesi che, come dire, la Finlandia, sono, come potremmo dire, non sono dei paesi del terzo mondo o sottosviluppati, ma se non altro sono allineati, diciamo così, perlomeno all'Italia. Ora, perché c'è questa differenza? Io credo che anche in questi temi ci dovrebbe essere una politica perlomeno europea comune, perché imporre, io dal mio punto di vista penso che sia sempre sbagliato. È ovvio che se, diciamo, il non vaccinarsi può produrre rischi di epidemie e qualcosa, allora potrebbe anche essere giusto per come dire, un bene superiore della comunità, costringere i cittadini a vaccinarsi, ma non credo che ci sia questo rischio, e anche perché se ci fosse, le nazioni sopracitate avrebbero sicuramente imposto una vaccinazione. Quindi credo che la democrazia si possa esprimere anche lasciando veramente un po' più di gradi di libertà al cittadino. Certo, è giusto informare, è giusto informare, è giusto, però deve essere un'informazione comunque a 360 gradi. Nell'informazione bisogna lasciare spazio a tutti. Ecco, io questo sono semplicemente alcune considerazioni. Se volete commentare, dire la vostra opinione, scrivete nei commenti, perché il tema è veramente molto, molto interessante. Scrivete nei commenti. Per questo video è tutto, vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale YouTube perché avete la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me, dei corsi gratuiti, l'istruzione c'è già, ai 40.000 iscritti ci saranno delle sessioni di coaching emozionale gratuito con me, quindi iscrivetevi al canale, arriviamo presto ai 40.000 iscritti. Ciao!